my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ragazzi, mi scuso per le urla e i rumori di sottofondo, ma questo video l'ho registrato quando ho registrato le modifiche della Tigon e della D10, e poi anche per il prossimo video che uscirà dopo di questo. Gli altri video non li ho ancora registrati e niente, buona visione. Ragazzi, bentornati nel terzo video modifiche delle macchine di GTA 5 Online. Oggi iniziamo subito col peyote, veloce veloce, perché l'ultimo video di Bennis, cioè il primo, è durato mezz'ora, solo quello, quindi... Ok, bella la ruota buggata, iniziamo subito, spediti istantaneamente. Ok, belle palline, serbatoio, facciamo colore 2, ruota, colore 1, bella però, locomotore, muscle, colore 1, regolazione motore al massimo. Marmitte distanziate, quindi come? Ah, ma così sono sotto. Distanziate in titanio. No, di lato ho fatto un sacco di macchine con le marmitte di lato. Dai, doppi parafanghi. Belle le antennine con i sensori. Queste macchine hanno tutte queste cose tamarre. Griglia cromata. Cofani K, bella. Non ho mai fatto una macchina con un... no, questi no. Beh, giusto per cambiare. Clacson lasciamo questi. Impianto idraulico ovviamente al massimo. Anche se, aspetta, mi dà molto fastidio le lucine così. Ok, design, rivestimento. Così, con i puntini, tutto imbottito. In pelle di coccodrillo. Poi... ecco, colore di rivestimento, vabbè, questo lo vedo dopo poi come con il colore della macchina, anche questo, beh. Metto kit neon, schema neon al massimo, livrea. Ok, fiamme, ho già fatto un sacco di... bella questa, carina, bella, questa è più bella. Forse metto questa. Ah, ma ho notato adesso che c'ha le righe bianche nelle ruote, cioè già di standard, buono. No dai, questo non mi piace, lo metto asso di picche. Asso di picche, porta targhe. Ah sì, mettiamone uno. Pure magnetic, se cambia il colore è carino, quindi prima vado a cambiare il colore della macchina. Io ce la vedo un bianco, tipo un bianco più scuro. Una specie di marroncino bianco, tipo una cosa del genere, perché questa avevo già in mente proprio come modificarla. Io avevo in mente di farla color panna, però forse è un po' troppo chiaro. Forse è un po' troppo chiaro, ecco, tipo questo volevo anche, solo che così oppure così. Secondo me panna è un po' troppo chiaro, quindi metterei marrone chiaro. Poi panna l'ho usato anche in altre macchine, e quindi direi marrone chiaro, che almeno siamo a posto. Poi colore secondario, mettiamo, che cos'è il secondario? Ah, solo gli interni. Interni, quindi classico. Direi di mettere questo marrone chiaro. Marrone chiaro, perfetto. Colore di vestimento è uguale. Ah, quindi, ah, ho capito adesso. Solo che farlo tutto marrone chiaro, no, non ci sta bene. Però magari anche tipo il grigio, per riprendere il colore della livrea, forse non è meglio. Un grigio scuro, non è più di tanto però. Argento ghiso, troppo scuro. Così argento bluastro. Dai, argento bluastro, che almeno rimane anche in tona come con la parte davanti, perché la parte davanti non cambia colore. Quindi possiamo tornare negli interni. Ornamenti. Qua di solito non metto niente perché non si intonano, perché a me piace essere intonato. Questo è carino, dai. Pazzo con il mietitore, quadranti,
sbarranti. Questo è carino. Energia negativo. Volanti, ecco, adesso arriva il bello. Cioè il bello si fa per dire. Così, no, legno, non mi piace tanto. Così dai, ce la siamo cavata. Leva del cambio, c'è la palla da biliardo che si intona. Anzi no, cambio, niente palla da biliardo, metto il teschio. Placche, ah, sono queste qua dietro, di solito placche metto neon perché sono quelle che si illuminano di più. East side, vorrei mettere magnetics perché avevo visto nelle targhe. Allora intanto aspetta che le guardo tutte. San Andreas, anche Bennis ci sta, però l'avevo già messo. Comunque intrattenimento, autoparlanti estremi, colore luce, color pan, no troppo chiaro, marrone, marrone chiaro, cioè troppo chiaro, marrone sabbioso. Ero arrivato, ecco, nelle targhe, targhe personalizzate avevo visto, no era quella dietro, porta targhe da quello magnetic che se cambiava colore, esatto, metto questo magnetic e almeno si intona con il neon. Poi targa personalizzata, metto magnetic, se c'è di questo, c'è giallo, però non metto questo, logo bello in sargento. Targa dietro, perfetto. Vince dove siamo a posto, tettucci, no, col tettuccio standard, che poi si chiama tettuccio standard ma poi non è standard perché quello standard è questo carino, però la maggior parte delle lowrider sono senza tettuccio, però lo lascio senza. Trasmissione al massimo, bagagliaio non sto neanche a guardare, metto l'ultimo. Turbo, allora prima finestrini che non ci sono nemmeno perché devo mettere, vabbè lasciamo stare. Solo da Bennis, vediamo, solo da Bennis dovrebbero essere quelle scure, non quelle d'oro, volevo mettere quelle nere, quelle nere, però anche queste d'oro tipo ci stanno dorate un po', no forse sono un po' troppo chiare. Queste sono carine, dai, metto queste, metto colore cerchioni, cambiano gli interni, quindi metterei, se no metto marrone deserto, però tipi di ruote metto solo da Bennis e le metto dorate. Poi le ruote dorate, mettiamo pneumatici, linee bianche, no forse sono troppo, rosso, blu o atomic, quelle bianche, però la ruota dietro, ah no, è coperta, quindi niente, direi di lasciarle così. Modifiche, gomme antiproiettile, fumo, un po', ma metto marrone. Ok, il neon alla fine l'ho lasciato bianco perché altri colori non si intonavano bene. Luci standard perché sono su un bianco giallo un po' antico, quindi ci stanno. Sospensioni idrauliche, buona, funzionano anche abbastanza bene, se no devo chiedere il rimborso a Bennis, però vabbè, a parte che tocca dietro, ma questo non è un problema. Perfetto, anche perché noi siamo pieni di soldi. L'ho appena detto, ho preso il muretto. Però come macchina è molto molto bella. Una cosa che non mi convince, ok, c'è il teschio che dice sì, ora dice no. Una cosa che non mi convince sono gli interni, perché non so bene che colore farli, però sono venuti abbastanza bene. Poi anche le ruote ero un po' indeciso, però ho visto adesso d'oro, anche con la luce ci stanno, sono abbastanza carine. Anche il neon magnetics, quindi sì, come macchina ci sta, però non sto a dilungarmi troppo, anche perché penso che fino a questo punto siamo già tipo a un quarto d'ora di video, quindi ora che modifico anche la manana siamo a mezz'ora di video. Perfetto, iniziamo subito speditissimi anche con l'alba di banana, quindi parolti anteriori, non so perché ho cliccato su anteriore standard. Sotto paraurti, è giusto per fare un po' di rifiniture cromate, coperture cromate, serbatoio,
cromato, motore, blocco motore, ma sì dai, cromato, tutto cromato, filtri dell'aria, metto, no, esagerato, cromato singolo, regolazione motore al massimo, marmitte, doppia ravvicinata, parafanghi, le fiamme, tutta la vita, coprifari, carine, dai, che si comunque le impianto idraulico massimo è uguale alle griglie, stavo dicendo appunto il coso che è uguale alle griglie, interni è una cosa che faccio sempre per ultimo perché mi stufo, sono sempre le stesse modifiche negli interni. Livrea secondo me è la parte più bella, quindi io ero rimasto che questa mi piaceva abbastanza e poi anche questo arcobaleno, ma mi piaceva molto anche questo, solo che ho detto già ho fatto questa macchina qua a fianco, la Tigon, già l'ho fatta gialla e nera, quindi ho detto cambiamo un po', e allora ho deciso di farla vampiro personalizzato, dopo capirete perché. Ci metti fari rossi, che è bella cattiva, fari rossi, kit neon, colore neon rosso, poi metto targhe, porta targhe, sempre qualcosa di rosso cattivo, questo con le fiamme, poi targhe personalizzate, quello di Bennis rosso per bianco, quindi questa che macchina è? È la Albany grigia, così vabbè dai, mettiamo Albany, anche perché le altre non ce ne di belle, rosse, targhe metto dietro la mia personalizzata, poi verniciature, allora questa, allora facciamo prima con quello della crew, che non so perché sia sto viola qua, quindi direi di lasciarla nera, però metterei un nero metallizzato, così se voglio metto anche una perlescenza rossa, anzi non se voglio la metto, perché io amo le perlescenze, direi di mettere rosso Torino. Colore secondario che cos'è? Niente, evidentemente le cose, vabbè, metto nero, qua argento ghiso e metto nero, così in caso si mimetizza. Colore di vestimento, penso sappiate già il colore, rosso Torino, tettucci, però è bella col tettuccio questa, questa è bella col tettuccio, quindi lascio il tettuccio anche perché c'è la livrea che continua, da gara, bagagliaio, questo ovviamente, no però aspetta, c'era l'altro più bello, questo dai, Bennis, perché la metti per ultimo? Turbo personalizzato, finestrini al massimo, tutti neri, tipi di volte solo da Bennis, voglio qualcosa tipo tutto nero, questi, ecco, questi che avevo visti prima, perché io prima di modificarle guardo alcune delle modifiche, però questi li avevo visti da un video di YouTube, solo che non mi piacevano, però ero indeciso, allora li ho guardati adesso proprio qua dal vivo. Il colore cambia solo il pallino lì in mezzo, quindi secondo me un rosso ci sta di brutto. Poi design pneumatici, linee rosse, modifiche pneumatici al massimo con i proiettili, fumo rosso, non so che cosa abbia detto. E gli interni che sono qua, rivestimento, design rivestimento, ok, no non lo voglio così, no qualcosa, ecco, così semplice, senza, perfetto, rosso Torino, ornamenti, niente, quadranti metterebbe questo così a caso, giusto perché non, cioè per non lasciarlo standard, volante qualcosa di rosso, niente, lo lasciamo con lo standard. Aspettate che mi dà fastidio queste stelline qua, ah, proprio l'ultimo, nove del cambio, non c'è niente di rosso, vero? Perché voglio intonare tutto, no, non c'è niente di rosso, quindi non mettiamo niente. Placche, ah, quella dietro, placche tanto non si vede da dietro, quindi non c'è problema, lasciamo queste. Colore luce mettiamo rosso, dov'è rosso caramella, perfetto, ok, la macchina
si presenta tipo una specie di macchina assassina, però carino, dai, non è male. In teoria dovrebbe essere una muscle, esatto, perché la maggior parte delle macchine di Bennis sono muscle, quindi se io l'alzo al massimo, intanto si vede il mio personaggio che parla, se io l'alzo al massimo dovrei impennare un minimo, esatto, va bene, dai. Quindi andiamo un po' a farci un giro, ovviamente non ha prestazioni eccellenti come ogni macchina di Bennis, tranne la Italy GTB e la Spectre, se non sbaglio, e vabbè le moto, appunto il motociclista lì a fianco. Questa è la massima velocità, non va più di così, però come macchina ci sta. Ecco il palo, non mi viene in faccia, va bene, sono andato io in faccia al palo. Come macchina ci sta, almeno con questa livrea a me piace un sacco, e con anche sti cerchi, perché riprendono il grigio della livrea, in più c'è il pallino proprio in mezzo che puoi farlo rosso con, vabbè, la modifica predefinita di Bennis dove metti le linee rosse nei cerchi, nelle gomme. Carino, dovrebbero mettere come le targhe colorate nello scorso video che ho detto, dovrebbero mettere anche le linee verdi di Bennis, perché ho saputo che hanno aggiunto anche nelle personalizzazioni normali le scritte verdi, gialle, quelle cose lì, però intendo di Bennis dovrebbero mettere, come ci sono le linee rosse e blu, dovrebbero mettere anche quelle verdi e gialle, perlomeno i colori principali. E niente, non so più che dire, ormai la Rockstar non sa più cosa inventarsi. Però questo DLC secondo me è stato meglio il DLC in senso di miglioramenti, perché appunto hanno aggiunto le nuove scrittine, hanno aggiunto delle modifiche in più, comunque hanno aggiunto nuovi cerchioni, quindi secondo me è meglio in senso di modifiche che in senso di veicoli, perché i veicoli non è che si sono spremuti tanto, cioè sì, ne hanno fatti uscire 15 tutto così ad un tratto, però preferivo che usciva una alla settimana, così almeno c'era anche più suspense. E vabbè, adesso quindi fino a dicembre non avremo niente di DLC, poi a dicembre dicono che uscirà il mega DLC gigantesco, enorme. Comunque prossimo episodio, come avevo detto, modifico Gauntlet Classic, voglio farla come la macchina The King di Cars, e poi la Glendale, che penso che la farò con la livrea delle fiamme verdi, perché è l'unica livrea secondo me migliore. Per questo video penso sia tutto, anche perché penso che adesso siamo a circa una cosa come 25 minuti, forse di più. Quindi noi ci becchiamo al prossimo video. Bella. Da, 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 da,